Berlusconi. Ragazzi, poi ci spostiamo, fateci stare la cortesia così. Mimmo, mi dici tu quando? Sì. Un attimo, facciamo fare giusto le prime, i primi 10 secondi di ripresa. Ok? Dai. Allora. Perfetto, ci allarghiamo, grazie. Dai, sì. Buongiorno, grazie di essere presenti a questa conferenza stampa. Io prima di dire due parole su quello che è accaduto ieri vorrei sottolineare che a nome mio come sindaco di Napoli, tutta la giunta, noi aderiamo allo sciopero generale della FIOM oggi dei lavoratori metalmeccanici delle regioni del centro-sud, quindi pensiamo che sia un'iniziativa giusta da sostenere e che le piazze vanno sempre rispettate da parte di tutti, soprattutto da parte di coloro che governano, quando sono piazze democratiche che chiedono a gran voce diritti e dignità dei lavoratori. Ieri per la città di Napoli è stata una giornata molto importante, non solo per me personalmente, una giornata importante, quindi innanzitutto vorrei fare dei ringraziamenti che non sono di rito ma sono molto sentiti. Innanzitutto ringraziare i miei avvocati che sono qui presenti vicino a me, l'avvocato Russo, l'avvocato Della Pietra, l'avvocato Montone che oggi non c'è, e poi un ringraziamento speciale all'avvocatura del Comune che ancora una volta ha dimostrato altissima competenza e professionalità. Hanno fatto un lavoro straordinario perché abbiamo fatto giurisprudenza su questo caso. È stato molto difficile ottenere il pronunciamento del TAR e altrettanto difficile è stata l'ordinanza ieri del Consiglio di Stato, un'ordinanza molto importante, molto significativa, che a mio avviso apre un dibattito sul quale ritornerò tra poco nel Paese. Poi voglio ringraziare tutti i miei collaboratori che in questi 2 mesi circa mi sono stati molto vicini, dal mio staff ai collaboratori tutti. Ringraziare la Giunta che è stata compatta sempre, dal Vice Sindaco agli Assessori, hanno lavorato tantissimo, così come hanno lavorato tanto tutti i dirigenti, i funzionari, gli impiegati del Comune e delle società partecipate, che hanno dimostrato una prova di compattezza e di grande serietà e serenità. Così come ringrazio sinceramente il Consiglio Comunale, in particolare ovviamente la mia maggioranza, ma mi spingo a ringraziarlo tutto, perché anche in alcuni momenti difficili non sono mancati attestati di solidarietà anche da componenti dell'opposizione. E poi ringraziare la mia famiglia che ancora una volta mi è stata vicina in un momento personale così difficile, perché questa è sì una vittoria politica e istituzionale che però si è consumata su una sofferenza personale e familiare che nessun tipo di provvedimento giudiziario può sanare. Io credo che la sintesi migliore per raccontare quello che è accaduto in queste settimane è che ha vinto il popolo. Ha vinto il popolo, hanno vinto i napoletani. Perché dico questo? Per 2 ragioni. Un primo motivo è questo: quando ho deciso, non appena ho avuto la condanna in primo grado e poi la sospensione, di non mollare, di non dimettermi, nonostante tutto il mondo politico istituzionale o quasi tutto il mondo politico istituzionale spingesse in quella direzione, questa mia spinta emotiva, passionale, ma anche molto razionale, è stata fortemente consolidata dalla volontà popolare della mia città e non solo della mia città, perché tutti, o comunque la grande maggioranza, mi hanno sempre chiesto di non mollare, di andare avanti e di continuare nel mio mandato. Quindi questa volontà popolare e questa connessione sentimentale che si è creata in queste settimane, che non è solo umana e affettiva ma anche politica ed istituzionale, aggiungerei, per me è stata determinante. E leggere ieri nel passo più rilevante delle motivazioni dell'ordinanza del Consiglio di Stato della terza sezione che nel bilanciamento tra interessi contrapposti risulta prevalente la sovranità popolare, io credo si è scritta una pagina assolutamente nuova di interpretazione costituzionalmente orientata di un quadro normativo che rischiava di far scricchiolare i principi cardini della Costituzione repubblicana, che non dimentichiamoci mai
all'inizio dice che appunto la sovranità appartiene al popolo in tutte le sue articolazioni. Quindi con la giustizia amministrativa si è sanata una ferita che poteva essere irreparabile. E quindi da questo punto di vista ho fatto bene a non dimettermi. Perché come dice anche ieri il Consiglio di Stato, è danno irreparabile se non ci fosse stata la sospensiva della sospensione del prefetto. Quindi quello non è stato un attaccamento alla poltrona, quello è stato l'affermazione del più alto principio costituzionale. Io ho il diritto dovere di governare, ho il diritto dovere di essere giudicato, ho il diritto dovere di essere criticato anche duramente, ma non si può con manovre di palazzo cacciare un sindaco che è stato democraticamente eletto. Quindi io credo che forse la sintesi migliore di questi due mesi circa è che è stata affermata con forza la sovranità popolare, che non ha nulla a che vedere col populismo e con la demagogia. È un principio cardine su cui si reggono le democrazie più compiute, e che questa pagina l'abbiano scritta i napoletani, scusatemelo, da sindaco di Napoli e da napoletano, per me è un motivo veramente di grande orgoglio, che Napoli non è ultima nei diritti ma è sempre di più all'avanguardia. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, e chiudo su questo, noi ci sentiamo rafforzati. Ci sentiamo rafforzati innanzitutto perché abbiamo retto a uno tsunami, ma perché in questi due mesi si è fortemente consolidato il rapporto con gli abitanti di Napoli, i cittadini e i napoletani. Questo significa che io dovrò far tesoro di quello che è accaduto e che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, io comunque, anche se con le funzioni e quindi con la fascia che mi sono conquistato nel 2011 con una campagna elettorale, io continuerò a fare prevalentemente il sindaco di strada, perché credo che oggi la forza di questa amministrazione è soprattutto nel rapporto con gli abitanti di Napoli e con i napoletani. Con questo, senza nulla togliere alle forze politiche, ai partiti, credo che sia nato un grande movimento popolare. Chiuderei proprio su questo. Questi due mesi, secondo me, hanno fatto nascere un grande movimento popolare che, alla faccia di chi parla sempre di poteri forti, io sono convinto che il vero potere forte di questa storia tutta in salsa napoletana è il popolo di Napoli, e a quel potere forte io mi rivolgerò nella parte finale del mio mandato, cercando di ripagare il tanto affetto personale che ho avuto, lavorando al massimo possibile insieme a tutti i miei collaboratori per cercare di migliorare quanto più è possibile i servizi, la vivibilità e la qualità della vita nella mia città. Quindi ringrazio tutti quelli che insomma mi hanno sostenuto, e sto qua. Se mi volete fare delle domande, io ovviamente sono a disposizione. Grazie. Paolo Chiarino. Grazie. Io mi sento magistrato perché insomma ho vinto il concorso in magistratura, l'ho fatto per tanti anni, poi mi sono dimesso. La mia riflessione è questa: la legge Severino a mio avviso va cambiata, ha anche dei punti condivisibili. La parte principale secondo me è quella che riguarda soprattutto gli amministratori locali e la sospensione automatica in primo grado per delle fattispecie delittuose sulle quali francamente è molto discutibile che possa avvenire una sospensione in primo grado, perché gli amministratori locali sono esposti quotidianamente al rischio non solo di subire denunce certe volte strumentali da parte degli avversari politici, ma anche, come dire, nel prendere decisioni delicate in contesti difficili, spesso emergenziali, c'è sempre il rischio di essere sottoposto a procedimenti penali che spesso sono tantissimi, e quindi prima di essere sospeso e quindi violare, come dire, in qualche modo il principio costituzionale dell'elezione diretta, della sovranità popolare, del diritto dovere di governare, c'è bisogno di una sentenza definitiva in cui si accerti la colpevolezza, seppur uno si può reputare innocente, ma comunque dopo una sentenza definitiva sei responsabile di quel reato che ti viene attribuito. Lascerei la sospensione in primo grado solamente per dei reati particolarmente gravi, come possono essere i reati di mafia o di corruzione, ma non certo per alcune ipotesi di reato. Quindi oggi, e questo vorrei aggiungere prendendo spunto dalla sua domanda,
si creano a mio avviso le condizioni per aprire un dibattito serio nel nostro paese anche sui rapporti tra magistratura e politica. Quindi finalmente liberarsi da quel, diciamo, condizionamento perenne che è stato, è e rischia di essere ancora Silvio Berlusconi. Io credo che si debba provare a ragionare nel nostro paese laicamente dei rapporti tra magistratura e politica, e lo dico avendo fatto il magistrato e facendo oggi il sindaco, e soprattutto avendo detto delle cose anche quando facevo il magistrato, perché io credo non è un rapporto muscolare, che il bene è da una parte e il male è dall'altra, ci vuole rispetto reciproco, autonomia reciproca. Ma io credo che, ad esempio, e questo era il caso, una persona che viene eletta direttamente dal popolo ha il diritto dovere di governare senza per questo, diciamo, in qualche modo essere condizionato da altri poteri costituzionali ai quali va garantita massima autonomia e indipendenza. Fanno il loro lavoro, giustizia ordinaria, giustizia amministrativa, ma anche la politica che ci mette la faccia e che lo fa con onestà ha il diritto di poter andare avanti senza per questo stare sempre sotto altri tipi di condizionamento. Quindi una cosa è la sentenza passata in giudicata, altra cosa sono provvedimenti che invece non hanno il crisma del giudicato. Volevo chiederle, adesso lei deve governare fino alla fine della consigliatura, ci saranno cambiamenti all'interno della giunta, ci saranno cambiamenti o un allargamento della maggioranza, visto che i numeri sono sempre risicati a prescindere dalle sentenze? Ma io a maggior ragione, innanzitutto per tutto quello che è accaduto in queste settimane, io intendo ripartire innanzitutto dalla mia maggioranza, che ringrazio, perché è vero quello che dice lei, Calenda, è una maggioranza numericamente risicata ma politicamente molto forte, perché ha saputo stare a fianco di questa amministrazione e del sindaco nei bei momenti, nei momenti in cui sembrava andasse tutto bene, e anche nei momenti difficilissimi. Quindi noi non abbiamo, come dire, un'ansia politica e aritmetica di allargare la maggioranza. Abbiamo invece la convinzione politica, l'ho avuta sempre, in particolare la ho in questo momento che andiamo verso la fine sindacatura, di cercare di coinvolgere quante più entità, rappresentanze politiche e personalità a dare una mano alla città, perché la città ha bisogno di essere aiutata da parte di tutti gli schieramenti progressisti e democratici. Quindi da questo punto di vista, già da diverse settimane mi sento impegnato innanzitutto a rafforzare un dialogo con componenti che avevano fatto parte della maggioranza iniziale, avevano fatto parte dell'esperienza iniziale di questa amministrazione e della maggioranza, e poi c'è un dialogo soprattutto molto avanzato, devo dire, e molto interessante con SEL, che non riguarda solo la città di Napoli, riguarda il panorama nazionale, riguarda anche l'atteggiamento da avere con le politiche del governo Renzi. Quindi insomma c'è un dialogo che può far diventare Napoli nuovamente un laboratorio interessante. Quindi all'ordine del giorno non c'è il rimpasto di giunta, perché questa è una giunta che sta lavorando bene. All'ordine del giorno c'è invece un rafforzamento politico di questa esperienza, anche perché ci attendono mesi importanti, a cominciare dalle regionali, e soprattutto un'attività di contrasto politico al governo Renzi, che sta facendo cose che noi assolutamente non condividiamo, a cominciare, come tutti sapete, dalla vicenda Bagnoli, che è una vicenda che ci vedrà impegnati politicamente e giuridicamente a contrastare lo sblocca Italia. Le mie vicende, c'è sempre un inizio, anzi c'è stato un inizio, ma non ci sarà una fine. Anche per stare un poco, insomma, sembra un po' in adrenalina. Va bene. Se va bene per i colleghi. Grazie. A posto, grazie. Assolutamente sì, poi loro ci organizziamo un attimo dove. Vero sindaco? Signori, allora ci spostiamo nello studio del sindaco per qualche battuta televisiva. Fate attenzione, siamo lì. Mimmo! Facciamo. Mimmo! No, no! Guardami. Ti ricordi? Sì, già fatto. Andiamo nel suo studio.
Grazie.